Buonasera a tutti. Mi scuso per la voce, ma questa è. Ero molto più contento di vedervi un anno meno 2 settimane fa, ecco, diciamo che stasera, però partita particolare, nella quale a noi è mancato sempre un centesimo per fare una lira, che fossimo indietro su alcuni aspetti di sistema, di regole difensive, di scambi, di fluidità del gioco d'attacco, di comprensione delle opzioni. Lo stiamo dicendo abbastanza frequentemente nelle ultime 2 settimane, ma perché abbiamo avuto un precampionato oggettivamente che ci ha abbastanza frenato in questo processo e perché una squadra che cambia 6 decimi è una squadra che cambia profondamente, che passa da una rotazione a 6 giocatori e mezzo, a una rotazione a 9, cambia ancora più sensibilmente le proprie abitudini e quindi tutto questo sicuramente non ci ha aiutato. Però questa è la storia. Quando si alza la palla 2, conta solo il presente. E oggi sinceramente noi siamo mancati su alcuni aspetti e abbiamo commesso degli errori apparentemente minimali e banali, ma che nella sommatoria dei 40 minuti ci sono costati la partita. Penso ai 3-4 rimbalzi di senso del rimbalzo, di istinto, di atletismo che ha preso Brown mentre noi li guardavamo. Ecco, bastava togliere quelle 3 situazioni lì in una partita che è stata punto a punto, tranne il tentativo di allungo di Roma che siamo riusciti per fortuna a stoppare nell'arco del terzo quarto, ma per il resto è stata una partita con distacchi minimi per quanto fosse avanti sempre Roma e abbiamo avuto la possibilità di giocarcela. Quelle situazioni lì sono state situazioni pesantissime, insomma, se io penso a fallo intenzionale, più penetrazione scarico, 4 punti presi nel finale da su 31 pari nel finale del secondo quarto, penso all'ultimo fallo di Innocenzo sul tiro da 3 a scadere dei 24, penso ai 3 rimbalzi che cadono per terra in mezzo alla nostra area sulla sirena e Brown li mette dentro, in una partita che perdiamo di 5 punti abbiamo già fatto il conto. Però non è casualità. Nel senso che se succede una volta è un caso, se succede 4-5 volte in una partita è un errore e quindi noi siamo doverosamente costretti a pensare a limare questi errori, a mettere a posto queste cose. L'altra considerazione, ecco, è che da una chiave di lettura anche questa particolare alla partita, ecco, ci sarebbe da meditare sul fatto che siamo riusciti in trasferta contro una squadra che in assoluto ha fatto un precampionato eccellente e che si è dimostrata per tutto il precampionato una squadra in palla, una squadra atletica, una squadra di ritmo, una squadra di difesa, di mentalità. Siamo riusciti a giocarci in casa loro la partita quasi fino all'ultimo minuto, il giorno in cui segniamo 2 su 17 da 3 punti, ecco, che non è esattamente nelle caratteristiche dei nostri giocatori, insomma, ecco. Abbiamo tiratori importanti che oggi oggettivamente non hanno. Abbiamo distribuito anche bene i tiri, ma non li abbiamo, tranne un paio di tiri forzati, ma per il resto non abbiamo segnato mai da 3 punti. Quindi perdere una partita di 5 con quegli episodi su cui dovremo lavorare e con una percentuale di tiro da 3 punti di questo tipo che sarà nostro compito limare, ecco che, voglio dire, ci dà sicuramente una, non dico una soddisfazione, ma ci rattrista un po' meno, ecco. Ci sono domande del coach? Franco, colpisce un po' però il dato della differenza di rimbalzo, lo hai già detto tu, ma c'è stata proprio una differenza abbastanza marcata, però in giocatori sicuramente esperti come il tuo zoccolo italiano, l'uno, no? Ci saremmo aspettati, soprattutto nel quarto finale, un atteggiamento da giocatori esperti, invece non hanno dato quello che di solito danno. Sì, ma sai, le due cose possono essere correlate, ma di fatto il nostro zoccolo duro è uno zoccolo duro non di grandi rimbalzisti, cioè non sono i nostri migliori rimbalzisti, quelli che tranne De Laurentiis un po' Chiarastella in alcune situazioni. Però per limare alcune cose del loro attacco abbiamo accettato di fare molti più cambi difensivi rispetto alle nostre abitudini e questo ha portato per esempio sempre Chiarastella lontano. De
dalla zona di rimbalzo. Quindi sicuramente il fattore esperienza avrebbe dovuto incidere un po' di più, e siamo d'accordo, magari non in maniera a doppia mandata con l'argomento rimbalzi, però sicuramente avremmo dovuto, non che Roma sia una squadra inesperta, perché Raffa, Chessa, Maresca e Sandri, voglio dire, dall'asilo non esce nessuno di questi qui, ecco. Se facciamo un po' la sommatoria degli anni di A1 e di A2 dei tre italiani, insomma, se facciamo un po' la somma di A1 e di A2 dei nostri italiani esperti, poi voglio dire, ma senza, cioè, senza buttarla così, nessuno, è stata una cosa sicuramente la nostra di squadra, però è vero che in quei momenti lì avremmo dovuto non concedere quelle, soprattutto l'ultimo rimbalzo in mezzo all'area, quasi per terra, non era una questione di rimbalzo, era quasi per terra. Quindi voglio dire, dobbiamo sicuramente lavorare su questo, su una maggiore mentalità, una maggiore cattiveria. Ecco, la cosa che, se vogliamo trovare una cosa che un pochino ci conforta, perché se no poi esco e mi distendo sui binari del rapido, è quella che la squadra ha tenuto, nel senso, pur in una situazione non facile, pur in un momento, avevamo avuto il momento del più 11 di Roma con due bombe, lì potevamo onestamente sederci e pensare alla prossima. Credo che invece abbiamo avuto grande energia, abbiamo reagito, credo che più forte in quel momento abbia dato una scossa anche di adrenalina, pur da un ragazzo dal più giovane della Nidiata, insieme a Zugno e lui, che sono i due più giovani della Nidiata, in quel momento ci hanno dato una scossa di coraggio e di sfacciataggine giovanile che ci ha fatto bene. Per cui ecco, c'è qualcosa che ci portiamo via anche nella valigetta col segno più. E poi dobbiamo continuare a lavorare e far tesoro di questi errori, ecco, perché se la prossima volta ci cadono 4 rimbalzi in mezzo all'area, li segnano gli altri e facciamo 2 su 18, 3 punti, forse dalla partita di oggi non abbiamo imparato abbastanza.